referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ha vinto il sì. Adesso verranno modificati gli articoli 56 e 57 della Costituzione. Il numero dei deputati passerà da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Ma sentiamo il vice ministro ai trasporti e alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Questo è un importante obiettivo raggiunto dal Movimento 5 Stelle. Gli italiani si sono espressi a larga maggioranza per il taglio dei parlamentari, meno 345 poltrone, meno 345 parlamentari che ci proiettano in una dimensione più moderna, con due camere del Parlamento che saranno certamente più snelle, più veloci e anche più efficienti. Si passa appunto da 945 parlamentari a 600 parlamentari in tutto, andando a praticare anche un risparmio considerevole. Si parla di mezzo miliardo ogni legislatura e questo è un dato che, se non è il principale, è comunque di per sé anche molto importante. La cosa che ha sorpreso tutti, ma di certo non noi del Movimento 5 Stelle, è stata la grande partecipazione. Quasi il 55% degli italiani ha partecipato al referendum, quindi oltrepassando quello che comunque è il 50% più uno, anche se non era previsto il quorum, ma certamente è segno di grande partecipazione. E soprattutto questo risultato schiacciante, 70-30 in questo momento che lo spoglio è ancora in corso, ma già danno la proiezione di quello che è davvero un risultato schiacciante. Quindi bene, perché vuol dire che gli italiani avevano e hanno ancora voglia di una lotta seria agli sprechi, una lotta seria ai privilegi che certamente il Movimento 5 Stelle non vorrà finire qui. Quindi continueremo ancora, andando a riprendere tanti argomenti che ci sono stati nel passato e ai quali i partiti non hanno mai voluto dare segnali positivi. In questa campagna elettorale abbiamo visto che i tanti che erano contro il taglio dei parlamentari dicevano di cominciare dal taglio degli stipendi dei parlamentari. Bene, abbiamo fatto il taglio dei parlamentari perché lo ha voluto il popolo a larga maggioranza. Io direi che da domani mattina cominciamo con il taglio degli stipendi dei parlamentari, perché è evidente che se in tanti rappresentanti del no puntavano il dito su quello, vuol dire che c'è una grande condivisione anche su questo spreco, su questo privilegio che vogliamo certamente buttarci alle spalle. Quindi continuiamo a lavorare affinché questo governo possa rappresentare a tutti i cittadini che davvero il cambiamento è una cosa che si può fare.